E eccoci qua, bentornati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Oggi continuiamo con le ultime missioni che rimangono e oggi farò la missione 48, una sorpresa per Emma, livello consigliato 77. Ormai sto al livello 120. Zazel ha bisogno di noi, raggiungiamolo al palazzo Emma del passato. Certo, in realtà sta qui. Buongiorno. Noroi, noroi! Attenzione perché dovrebbe essere qui. Ah, ci aspetta all'entrata. Che strano, Zazel che ci aspetta all'entrata. Salve, Detective Yo-Kai. Scusate, ma al momento sono un po' impegnato. È successo qualcosa, Zazel? Ma ha chiesto il nostro aiuto, però ora è impegnato. Sono solo preso dal lavoro ultimamente, però forse voi potreste aiutarmi a velocizzare un po' il tutto. Sono stato incaricato di rifornire le scorte del palazzo Emma. Va bene. Ok, collaboriamo. Dunque, di cosa hai bisogno? Per cominciare mi servono alcune bambole di fuga. Direi che 10 possano bastare. So che sono reperibili in certi negozi. Bene, vi ho detto tutto. Per cominciare ci hai detto tutto. 10 bambole, riuscireste a consegnarmele, certo. Ok. 9, 10, sì, sono tutte qui. Grazie mille, Detective Yo-Kai. E ci dà un piccolo regalino. La bambola di platino. Il suo grande piano. Siete invitati anche voi, vi aspetto domani nella sala del trono. Quindi ora devo andare a dormire, immagino. Questa cosa di fare le missioni il giorno dopo c'è anche in Yo-Kai... Mettiamo le 10. C'è anche Yo-Kai Watch Jam, ma non ho capito perché. Vediamo un po' che cosa ha preparato Zazel, cosa sta facendo di così importante. Magari questa poi è una missione che si risolve in 4 e 4, 8. Ok. Ah, Zazel. Sì, però sta un po' troppo rigido. Si è sdoppiato Emma l'antico o sbaglio? Non sbagli, maestro degli yokai. Ora abbiamo due Emma l'antico. Ma è un robot? Vi presento Emma replicato. Ma che nome è? Quindi questo nuovo Emma l'antico è completamente identico all'originale? Sembrerebbe di sì, in effetti siamo proprio due gocce d'acqua. Complimenti, Zazel, è un vero miracolo della tecnologia. Ma come mai è qui? A cosa ti serve? Ora vi spiegherò tutto, tranquilli. Immagino che vi ricordiate tutti di Shien, il figlio dell'Emma l'antico. Essendo l'unico figlio maschio dell'attuale re... Era lui il prossimo nella linea di successione. Per il nostro re Shen è troppo importante. Dopo il torneo Kaira ho parlato proprio con Kaira stesso, chiedendogli se ci fosse un modo per far ricongiungere sua maestà e Shen. Immagino che ora sia chiaro il motivo per il quale ho creato Emma replicato. Cos'è che deve fare, quindi? Deve ricongiungere Shen e Emma l'antico. A che serve il replicante? Ancora non ce l'ha spiegato. Anche Jack ha ritrovato la madre, cosa che noi in realtà non sappiamo perché non ci viene detto, ma solo nel film viene fatto vedere. I miei non li vedo spesso, ma so che per me ci sono sempre, con i soldini. Ma replicate proprio qui per questo, per sostituire quello vero. E potevi dirlo prima. Ma Zazel, io non so se sia una buona idea andarmene per un po'. Fidatevi di me, maestà, e poi so bene quanto vi manchi Shen. Dovete ritrovarlo. Oh, credo che tu abbia ragione. Beh, in ogni caso sarete libero di tornare qui tramite i portali. Ah, quindi ora noi prendiamo Emma l'antico? C'è ancora un piccolo problema da risolvere. Già, il fatto che faccia battutacce. Qualcuno ne ha mollata una. Che ridere. Avendo poco tempo, Emma replicato non è ottimizzato al meglio. Un po' come... Vabbè, lasciamo perdere, non, meglio di no. Se solo esistesse un esperto di tecnologia yokai, se solo. E chi è? La nonna? La nonna è davvero incredibile. Ah, ok, quindi andiamo a Colle Fluviale a prendere la nonna. Eccoci qua, nonna! Abbiamo un piccolo problema. Di cosa avete bisogno, ragazzi? Dunque, Zazel ha creato un sasio robotico di Emma l'antico, ma non fa altro che dire sciocchezze e fare battute. Non sappiamo cosa fare. Un Emma robotico, avete detto? Esatto, non c'è una qualche soluzione magica che potremmo utilizzare. Ma è un robot, non ha effetto la magia. Anche io una volta costruì un mio sasio robotico. Lo usavo per saltare le lezioni di magia e stregoneria yokai all'università. C'è una scuola di magia e stregoneria yokai? Tu sei un mago. Per costruire una replica è necessario creare una falsa anima del corpo originale. Ed è ottenibile questa falsa anima grazie all'ausilio di 3 materiali. Yolisir Incantix. Invece 2 sono più rari. Non sarà facile riuscire a reperirli. Cibo preferito è una parte del corpo dell'originale. Ok, e come ce la portiamo a Zazel? Potete anche usare un suo indumento. Allora possiamo farcela, forza. Torniamo a parlare con Zazel. Ah, vi ho messo di buon umore, vedo. Va bene, buona fortuna.
Eccolo qua, creare una falsa anima del corpo originale. Cibo preferito e indumento di Amaro Antico. Dunque, da sempre il Sukiyaki. Sushi e tempura di Sukiyaki di ammiraglio Lettone. Dovrei avercelo. Ok, per quanto riguarda l'indumento, ho appena lavato la sua biancheria, spero che vada bene. Meno male che sono lavate, perché sentire odore scrotale di Emma l'Antico non è che mi fa. Ecco, fate sul serio delle mutande? Ora, io non so come la prenderà nostra nonna che le porgiamo le mutande di un vecchio, ma comunque, magari le piacciono, non lo so. Vanno bene anche sporche? Non lo so. Vabbè, comunque sia, vediamo cosa fa. Sukiyaki, Yorisir, mutande della vittoria. Perché mutande della vittoria? È quelle che ha indossato fino al giorno prima, per caso, perché quindi hanno vinto la vita, visto che le portava da millenni. Taglio le mutande in pezzettini fini e le inserisco in pentola piena di yori. Ma che cacchio di si... Ma che significa? Non resta che aggiungere a tutto il Sukiyaki Special Plus e fantastico, ecco il risultato finale. Però prima di consegnarla un'ultima mescolata con un po' di... Nonna sa cosa, io non lo so sinceramente cosa, però eccole qua. Quindi abbiamo l'anima di Emma l'Antico. Ah no. Ah, voglio dire Replicchior. L'ho lasciata cuocere più del dovuto, ecco, ora ci saranno sicuramente problemi. Guarda qui, Zazelt, abbiamo portato una cosuccia. Bella affare. Grazie a questo potrei completare la messa a punto di Emma replicato. Sul serio, wow. Certo che nel futuro la sapete lunga. No, è che voi state nel passato. Beh, ringraziatela quando la vedete. Sapete, un tempo parlavo più lingue. Ma ora le ho dimenticate tutte. Ah ah ah. Credo che si sia perso qualcosa nella traduzione. Ma comunque. Bene, direi di provare subito la medicina. Che ne dite? Quello era un saluto poco raccomandabile. Voglio vedere per quanto tempo riesce a bere. Non c'è nulla lì dentro, è vuota. Cosa mi succede? Ah, sentiamo gli attivi yokai. Bentornati a Yokai World. E quindi... Oh, è come se mi guardassi in uno specchio. È bellissima quella. D'accordo, Zazel, possiamo partire quando vuoi. No, solo uno. Kaira ha chiesto la vostra presenza, detective. Cosa? Vuole fare un altro torneo? L'atto 2 di Kaira? Non è vero, c'è Emma l'Antico. Non è vero che mi vuole Kaira, che stai dicendo? Ok, sembra che la disciplina del Sumo Kai esista da parecchio tempo, interessante. Ora tocca alle nuove generazioni come vi porterà avanti questa tradizione. Puoi scommetterci. Siete in gamba, giovani. A proposito di Kai, se non sbaglio, poco fa vi stava cercando. Dovrebbe aspettarvi all'ingresso di questa arena, non fatelo attendere. Perché ci hai fatto entrare a parlare allora? Scusami. Non poteva esserci già direttamente Kaira, non poteva triggerarlo direttamente il primo evento? Aspetta, non è che è un'altra missione? Ed è sempre la stessa missione. Ehi, salve! Vorrei proporvi una sfida interessante che si terrà in questa arena. Ho deciso di dare un'edizione speciale del tradizionale Sumo Kai. L'ho chiamata Sumo Kaira. Avreste voglia di inaugurare questa novità? Siamo pronti. Che la prima edizione del Sumo Kaira abbia inizio! Alistair, parteciperai anche tu? Ovviamente. Non mi perderei mai un'iniziativa di questo calibro. Ma allora potresti lottare insieme a noi, non pensi che sarebbe fantastico? Non credo che sarebbe una buona idea. Io sono una leggenda e noi siamo dominatori. Il ragazzo ha ragione, Emma. Dopotutto questo non è un torneo ufficiale. Ah, è vero. Eh sì, allora. Sei pronto, Jack? Combatteremo di nuovo insieme. Sì, che bello, Rose! Ma devo rifare un'altra volta il torneo Scrauso? Oh, contro Kaira Sovrano. Ah, va bene, siamo arrivati. Va bene. È corto, giusto, sì. Dato che era ancora la missione di prima. Dice gliela facciamo veloce, veloce. Grazie. Vabbè, questa comunque sia. Penso che la facciamo in scioltezza, Che è, ecco, Ventorio se n'è andato. Antuono pure sta lì lì per fare ciao ciao con la manina. Ed infatti eccolo lì. E Kaira pure se ne va a nanna. Beh, è stata veloce, dai. Kaira, abbiamo fatto. Abbiamo vinto noi, che battaglia incredibile. È ovvio, stiamo a 120. Kaira, sei davvero incredibile. Yokai World è in ottime mani con te. Ti ringrazio per le belle parole e complimenti per la vittoria, ragazzi.
Ma la prossima volta sappiate che vincerò io, o non mi chiamo più Io Kaira. sono. Chi è? Chi ha parlato? Chi ha parlato? Nani? Emma, i Detective Yokai, complimenti per la vostra vittoria. Zazel, no, un attimo, siete in due. Ci sei tu e anche quello del passato. Esatto, e ora che abbiamo trasceso spazio e tempo, siamo qui per sconfiggervi. Accettate la nostra sfida se pensate di poterci battere. Siamo l'espressione più alta del consiglio Yokai, il doppio Zazel. A meno che una volta che li sconfiggi, fase 2, bitch, e allora lì davvero. Ma comunque, vediamo un po' quanto sono tosti. Oh, che fa? Non mi... Ah, oddio, non mi risponde ai comandi, ehi! Ho preso un colpo! Penso di aver premuto due volte X invece che una sola. Può essere pure, eh. Peccato che le combo che puoi fare sono molto limitate. Tipo, vabbè, puoi fare la combo premendo Y più volte, ma tipo, se facevi YYX, magari si apriva una combo diversa, cosa che invece no, non è. Vabbè, comunque sia, questo qui è quasi andato, eh. Vai, vola via! Vola, 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 vola! La pe no, quello è Zazel. Brand diverso. Ehi, un po' di vita, ma dai, grazie, eh. Bravo Ashura, tu sì che sei un vero yokai tra gli yokai. Bene. Vai, giro della vittoria. Semplicissima sta sfida, fase 2 incoming. No, finita, bene. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo sconfitto i due Zazel. Puoi dirlo forte, hai visto Alistair? Perché continui a chiamarlo Alistair? Emma, appunto. Ero certo che saremmo riusciti a vincere, siamo stati bravissimi. Congratulazioni ragazzi, anche Emma l'Antico ne sarà felice. Emma l'Antico è qui. Già. Ma c'è Urlo Cicletta. Tra tutti gli yokai che non hanno programmato, perché ovviamente, come ho detto l'altra volta, sembra effettivamente che quelli siano yokai che, dei vecchi giochi ma che poi non hanno più rimesso, ci hanno messo anche Urlo Cicletta che non c'entrava niente lì. Dovrebbero essere solo vecchi yokai, eppure... Anche se nella mia epoca non sei ancora nato, so che sei tu, Emma. Sì, sono proprio io. Ad ogni modo, sei venuto qui per assistere al Sumo Kai? Sayu. Esatto. Ho ricevuto un invito da parte di Kaira. Sul serio è stato Kaira ad invitarti? Beh, lo stesso vale per me. Devo dire che mi sono divertito molto. Assurdo. Sì, te lo leggo negli occhi. Non ti sfugge proprio niente. Anche tu mi sembri felice, però. Non avrei mai pensato che questo giorno potesse arrivare prima o poi. A chi lo dici? Vedere i due Emma uno davanti all'altro farà certa impressione. E devo dire anche il fatto di aver incontrato te mi fa un po' strano. Già, non capita tutti i giorni di incontrare i noi del passato o del futuro, in effetti. E dimmi un po', cosa mi riserva il futuro? Sarò ancora a palazzo? Ah, purtroppo no. Quando Emma lascerà il trono, io l'accompagnerò. Quindi la mia fedeltà nei confronti degli Emma non cambierà molto bene. Certo che siete identici, non potevate almeno vestirvi in modo diverso? Bruno, tu è un anno che vai in giro con gli stessi vestiti. I giorni passati a fianco sono pieni di ricordi e memorie. Per questo ho deciso che continuerò a servirti fino alla fine dei miei giorni. Ma forse non sarebbe meglio se tornassi a vivere con tuo nonno? No, sono più tranquillo se Emma si trova al tuo fianco, Zazel. Capisco. Grazie per le vostre splendide parole, maestà. Mi lusingano molto. Emma, Zazel continuerà a prendersi cura di te, come ha sempre fatto. Potete scommetterci. Hai sentito, Emma? Cerca di comportarti bene, intesi? Zazel, non ti sarei un po' montato la testa per caso? Quanto a voi, Detective Yokai, vorrei che accettaste anche il mio aiuto. Murarihon. Tra l'altro, doppietto da Takehito Koyasuke di Vampiri se ne intende. Ok. Su, se devo darci la tua chiave, fantastico! Nessun problema, vi guiderò ovunque andiate, così come farò con Emma. Ai ai ai. Spero di rivedervi presto, maestà. Lo stesso vale anche per me, anche se per un po' non credo che viaggerò molto. Ma come, non devi andare a ricongiungere il tuo legame con tuo figlio? Questa è Emma replicata. Vabbè, sì, ci sarà Emma replicata a palazzo, comunque sia. Però in quel caso, anch'io avrei bisogno di un sostituto a palazzo. Non guardare noi. Missione conclusa, quindi questa era la missione in realtà per prendere Zazel e anche un'Esfera Sacra che non ci fa mai schifo, anzi mi piace molto l'Esfera Sacra. La prossima volta Enma Oscuro
L'ascesa. E mi sa che questa è la finale? No, non è la finale, ce n'è un'altra dopo questa, mi sa. Ah, beh. Se ci sono loro due là sopra. Ma vedremo magari nel prossimo episodio. Perché dovremmo andare anche a palazzo a parlare con Demon Gufo. Ma sembra che loro lì abbiano qualcosa di cui volerci parlare. Magari daremo un'occhiata anche a questa. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. E ci vediamo alla prossima. Ciao!